Iniziamo mettendo il nostro fondo. Io ho un aiuto color latta, appunto, che è questo della Griolan, che è il Silver Metallic. Va bagnato e cominciamo a fare il nostro fondo. Ombretto nero, vado a creare le ombre dei dini. Adesso è il momento di andare a coprire le nostre sopracciglia. Prenderò una colla, quella per la carta della Giotto. Riprendo il silver, diciamo l'argento, e vado a coprire le sopracciglia. Se non si coprono bene, tanto adesso ci andiamo a applicare una striscia di brillantini. Prima di fare magari l'occhio così scuro come l'ho fatto io, per dare intensità allo sguardo. Invece il lattice sulle nostre sopracciglia, quindi prendiamo il lattice con un bastoncino di arancia e lo andiamo a mettere sulle nostre sopracciglia. Adesso andiamo invece ad applicare la striscia brillantinata. Andiamo ad applicare anche il secondo. Adesso applichiamo invece le ciglia finte. Ci sono più modi per attaccare le ciglia finte, io uso il meno cattolico. Di solito si usano le pinzette, ma io personalmente mi trovo meglio a mano libera. Andiamo a marcare invece la zona degli occhi che era già stata fatta di nero. Quindi prendiamo sempre l'ombretto nero e definiamo la zona della palpebra. Solo la palpebra mobile però. Adesso invece andiamo ad attaccare i bulloni e i brillantini che ho già preparato. Io ho questo brillantino molto carino, che ho fatto lo stesso lavoro del bullone dietro. Vado ad applicare il lattice e questo brillantino lo vado ad applicare nella fronte. Sì. Anche con l'altro, facendo magari le prove più su dove ci piace di più. Paillette color argento con il lattice. Fare prima le nostre labbra e dopo attaccheremo invece i bulloni, quelli più pesanti, che prendo un gloss, lo applico sulle labbra, che anche queste andranno colorate con il nostro silver. Applicarli sulle labbra.
adesso che siamo andati a fare queste labbra che catturano male lo sguardo, è ora di applicare i bulloncini. Io a questo punto provo con questi più leggeri e andiamo con il lattice. Questo è il bullone più grande di quell'altro. Però ho chiesto a mio padre e papà, c'è dei bulloni, dice guarda lì. Infatti, meglio in faccia che dentro il cassetto. E ad andiamo ad applicare invece questo brillantino qui sul mento. E la spille 18.000 diciamo braccialetti, ma è meglio così, tanto non li mettevo, insomma. Meglio riutilizzarli peraltro. Così, che abbiamo comunque un punto luce, i brillantini anche all'interno di questi bolloncini. Quindi riprendo il gloss e faccio lo stesso procedimento delle labbra. Leggermente qui sotto, e se passiamo décolleté. Risposte mi farebbe veramente tanto piacere, o un like, e vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao ciao! Together, together, tonight.